E se qualcuno arriva prima del pomeriggio, meglio, perché così mi dà una mano a finire di preparare quello che è il luogo del rito. Dopo il rito, chiaramente andremo a mangiare una pizza in pizzeria. Per cui appuntamento per il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jesolo. Giorno sabato 24 marzo. Bene, e visto che anche oggi sono senza Francesco, però oggi non vi farò un testo particolare, un discorso particolare, perché ormai la situazione nazionale mi sembra che stia abbastanza degenerando, anche perché da quello che ho visto la Chiesa Cattolica ha dichiarato guerra alla società civile e sta tentando di disarticolare le istituzioni di questo paese. Sabato c'è stata una manifestazione che a favore dei Dico, chiamiamoli così, cioè a favore delle coppie di fatto. Bene, una manifestazione che è stata fatta all'acqua di rose, nel senso che gli organizzatori hanno tentato di fermare in tutti i modi ogni discorso e ogni dichiarazione nei confronti del cristianesimo, nei confronti di Ratzinger. Ebbene, nonostante questi sforzi che gli organizzatori hanno fatto per impedire che la situazione, diciamo così, di odio nei confronti della Chiesa Cattolica assumesse una manifestazione troppo forte, troppo eclatante, ci ha pensato la Chiesa Cattolica a dare a politici, a partecipanti del buffone in maniera veramente squallida. Cioè, noi siamo in una situazione sociale in cui la Chiesa Cattolica pretende di imporre i propri principi e disarticolare, distruggere quelli che sono i principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Ebbene, la Chiesa Cattolica ordina ai propri politici di agire contro i principi fondamentali della Costituzione italiana, al fine di ricostruire lo Stato monarchico, di ricostruire lo Stato assolutista. E purtroppo abbiamo una marea di politici che non sanno qual è la distinzione fra principio democratico e principio monarchico assoluto. Cioè, purtroppo si è dimenticato cosa significa una struttura politica e cosa significa tradurre quella struttura politica all'interno della società civile. E politici che ritengono il Vaticano in diritto di attentare ai principi democratici, ai principi costituzionali, affermando che la Chiesa ha il diritto di esprimere la sua posizione, sì, però non ha il diritto di insultare le istituzioni, non ha il diritto di insultare la Carta Costituzionale, non ha il diritto di predicare lo schiavismo, non ha il diritto di premere affinché vengano costruiti campi di sterminio a maggior gloria del suo Dio criminale ed assassino. Questo la Chiesa Cattolica non ha il diritto, ma noi abbiamo dei politici che anche quando si oppongono la Chiesa Cattolica non più una visione liberale o liberistica della società più vicina a quelli che sono i principi costituzionali, non sanno distinguere qual è un principio legato alla democrazia, un principio legato alla Carta Costituzionale e un principio legato alla monarchia assoluta, o peggio ancora, legato a un tentativo di costruire campi di sterminio in cui rinchiudere le persone. Questa capacità manca. Ed è veramente atroce, cioè noi assistiamo al ridicolo di un capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che dice ai politici italiani: dovete tenere presente il punto di vista della Chiesa. Cioè il massimo difensore della Carta Costituzionale, che è il Presidente della Repubblica, dice ai politici italiani: voi dovete accettare di offendere la Carta Costituzionale, tenendo presente gli interessi della monarchia assoluta. È qualcosa veramente di spaventoso. Cioè, vuol dire mancanza di chiarezza su
su quelli che sono i principi fondanti della Repubblica e la storia attraverso la quale la Repubblica è divenuta e quei principi sono diventati importanti o assunti dalla Carta. Noi assistiamo a delle aberrazioni talmente grandi e talmente assurdi in cui il Vaticano, parlando della manifestazione, dice, prendo da martedì 13 marzo 2007 La Repubblica, discutibile mascherata, carnalascialate, isteriche esibizioni da parte di chi invoca riconoscimenti e non esprime rispetto. Ora, detto da delle persone che praticano il genocidio, il massacro, che stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazareth, una cosa del genere è veramente una vergogna, perché vuol dire sputare addosso alla Costituzione della Repubblica, sputare addosso alle istituzioni di questo paese. Ed è veramente un'infamia gravissima. Dice ancora la Repubblica: tutto finalizzato a promuovere le unioni gay. Non è assolutamente questo, cioè non è che si promuova le unioni gay, si prende atto di una struttura sociale che va via via a modificarsi in questo paese e si prende atto della necessità dello Stato di porre delle regole, perché se non si pongono delle regole, al di là di come dopo si giustificano quelle regole, al di là dei benefici o vantaggi o svantaggi che quelle regole possono portare, se non si mettono delle regole, ricordate che in questo momento esiste la libertà assoluta, meno che gli insulti che le istituzioni fanno alle singole persone. Perché quando quella donna ha avuto il compagno ammazzato a Nassiriya, vi ricordo che le istituzioni gli hanno sputato in faccia, perché lei non era la moglie. Le mogli sono andate alla commemorazione dei morti, e lei invece gli hanno sputato in faccia. Cioè, non dimentichiamocelo questo. Ora, a me non me ne frega niente dei militari in Nassiriya, non me ne frega assolutamente niente. Però quelli che fanno le celebrazioni per gli eroi di Nassiriya e sputano in faccia alle loro compagne perché non avevano il pezzo di carta matrimoniale, dovrebbero vergognarsi almeno 1.000 volte. Intanto è anticostituzionale ed è una cosa che appartiene ancora alla monarchia assoluta, cioè quel tipo di atteggiamento, perché sapevano benissimo che questa aveva rapporti con quest'uomo. Per cui è stato vergognoso. Hanno sputato sui sentimenti di una persona. L'Osservatore Romano va giù duro contro la manifestazione di sabato. Ha irritato particolarmente il Vaticano la presenza di molti bambini sfruttati, secondo l'Osservatore, allo scopo di accreditare l'immagine di una famiglia da tutelare. Gente come il Vaticano, che ha fatto dello stupro dei bambini una regola religiosa, ad imitatio Christi, perché vi ricordo che Gesù di Nazareth viene arrestato col ragazzino nudo nel Vangelo di Marco, sputa addosso alle persone che vanno in manifestazione con i bambini, loro che hanno sempre usato i bambini per avere soldi, per ricattare moralmente le persone, per aggredire le persone, hanno sempre usato la miseria. E non solo insultavano le persone quando i bambini erano handicappati, dicendo che se c'è l'handicap è perché tu hai peccato, e le hanno massacrate per migliaia di anni in maniera vigliacca ed assassina. Non solo hanno fatto questo, ma adesso usano gli handicap dei bambini per impedire alle donne la gestione del proprio corpo, che è di una vigliaccata immane. Cioè, solo il terrorismo nazista, il peggiore assassino, il peggior crimine, gente come Scola, gente come Ruini, gente come Bagnasco, gente come Ratzinger, lo stanno commettendo. E si tratta di atti di terrorismo nei confronti della singola persona. So benissimo che non stanno sparando nella testa ad Aldo Moro, lo so, sparano nella testa a tanti bambini come se fossero bestiame. E questa è la vigliaccata, questo è l'atto di terrorismo. Non si può mettere in ginocchio un bambino e costringerlo a pregare davanti a un assassino criminale. Non può sui muri esserci un crocifisso di un macellaio, di un assassino. Sui muri devono esserci i simboli della Repubblica.
i simboli dello Stato, i simboli delle istituzioni, non un criminale assassino dice quello è il tuo padrone, il bambino. Quello è crimine. Per cui chiaramente adesso che gli si è consentito a questi criminali di attentare le istituzioni di questo paese, questi criminali sputano sulla gente. Ma la gente questi sputi li percepisce come un atto di terrorismo, li percepisce come un atto di eversione. E quando il politico non è in grado di reagire a questi atti di eversione, significa che il politico si sta affiancando all'eversione istituzionale. E se oggi non vengono riconosciuti quelli che sono i diritti costituzionali stabiliti delle persone, domani quali atti di terrorismo ancora i politici accetteranno? Quanta devastazione sociale accetteranno per soddisfare il potere e il dominio di qualcuno? Ma non significa più in quel momento aderire alla Costituzione della Repubblica, alle leggi dello Stato, ma significa agire in termini mafiosi. E allora se tu agisci in politico, agisci in termini mafiosi, qual è la percezione che ne hanno le persone del tuo agire? Come domani chiederai i voti? Dice ancora l'articolo: il violento attacco ha surriscaldato subito l'atmosfera politica, tanto più che Romano Prodi, pur ribadendo le perplessità per la partecipazione dei tre suoi ministri alla manifestazione di sabato, non si mostra affatto pentito sui dico. L'ho letto e riletto, credo che proprio il disegno di legge proprio non tocchi i principi del matrimonio, ha detto a Matrix. Riconoscere momenti di solidarietà non è riconoscere la famiglia. Non è mancata però da parte del Premier un'apertura ad eventuali modifiche. In Parlamento ci sono altri disegni di legge e si faranno variazioni. Ora, chiaramente, io non metto in discussione che ci siano forti pressioni per tirare le cose da una parte o dall'altra, o meglio, ci sia la Chiesa Cattolica che faccia pressioni per distruggere la società civile. Vi ricordo cosa è successo in Spagna, e la cosa più grave è cosa sta succedendo in giro per il mondo, cioè la Chiesa Cattolica sta continuando a massacrare le società civili. Noi abbiamo una situazione, vediamo un attimino. I cattolici della Margherita negano un imbarazzo di fronte alle parole del Papa Castagnetti. Il disegno di legge non insidia il principio della famiglia. Non cambia nulla. Dario Franceschini si attiene alla regola aurea del buon cattolico, non interferire con le parole del Santo Padre. Ma insieme agli amici del Manifesto di 60, quello con cui ha dato vita, con cui alla vigilia del varo di dico da parte del governo i cattolici democratici della Margherita rivendicarono l'autonomia e la laicità della politica, respinge le strumentalizzazioni che i cattolici del centrodestra tentano di fare nell'esortazione sinodale del Papa, che però ribadisce che la legge sui dico e dei conviventi non è in discussione. Possumus, assolutamente, e questa è la risposta al non possumus dei vescovi, a cui ieri Benedetto XVI ha offerto la massima legittimazione. Pierluigi Castagnetti, il leader ex Partito Popolare Italiano, anche lui ispiratore di quel manifesto, è convinto che non ci sono novità nel pronunciamento del Magistero, ma l'insistenza sui medesimi principi che ci impegniamo a rispettare. Insomma, i dico, secondo Castagnetti e i cattolici della Margherita, non insidiano la famiglia naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna, che è in Italia riconosciuta nella Costituzione. Il problema è che in Italia non è riconosciuta nella Costituzione una famiglia fondata su un uomo e una donna, è riconosciuta semplicemente la famiglia. E il modello di famiglia era quel modello di famiglia che è uscito dall'assolutismo monarchico. Ora, se noi andiamo un po' indietro nel tempo e ci leggiamo un po' la storia della famiglia e la storia di quello che è il diritto patriarcale nella famiglia, noi ci accorgiamo
E lo prendo dal venerdì di Repubblica vediamo se c'è una data da qualche parte. No, non ce l'ho, però è uno degli ultimi venerdì di Repubblica. Come i padri smisero di farla da padroni. Bologna, cos'è un padre? Un'invenzione culturale, o meglio, l'invenzione di una cultura, quella patriarcale, fondata 4 o 5 mila anni fa dall'osservazione dell'accoppiamento degli animali che i nostri neolitici progenitori iniziavano ad addomesticare. Già questo inizio dell'articolo di Paola Zanuttini è piuttosto demenziale, in quanto i nostri progenitori non hanno cominciato ad osservare gli animali, i nostri progenitori sono divenuti con gli animali e non avevano mai avuto la necessità di una famiglia patriarcale finché non si sono organizzati in gruppi omogenei, in gruppi culturali. La famiglia patriarcale, o la famiglia patriarcale essenzialmente, aveva una funzione precisa, cioè aveva una funzione sociale. A Roma, tanto per saltare un po' di civiltà, il pater familia aveva delle mansioni giuridiche, era lui che faceva osservare le leggi, era lui che rappresentava tutto il gruppo familiare davanti allo Stato, era lui giudice ed esecutore anche di sentenze nei confronti dei figli qualora le leggi venissero violate. Per cui il padre famiglia aveva una funzione sociale, una funzione statale. Questa funzione statale del padre famiglia è diventata una funzione divina quando è arrivato il cristianesimo. Cioè, mentre una situazione sociale, può mutare nel tempo, e può cambiare le relazioni, cambiando le leggi, cambiando i costumi, quando invece una funzione diventa divina, diventa immodificabile. E il cristianesimo, con quella sua aberrazione, con quel suo atto criminale della figa della Madonna, di Giuseppe e di Gesù, perché si tratta di queste tre cose in sostanza, ha voluto fissare quello che è una struttura familiare che poi ce n'è di tutti i colori, visto che la Madonna cornifica Giuseppe, eccetera, ma comunque lasciamo perdere tutte queste cosette, ha voluto fissare quella struttura come struttura a modello della società. Bene, il fatto che il padre padrone fosse padrone dei figli, al di là di quello che erano le esigenze sociali, era un'esigenza divina, imposta dal Dio padrone, imposta dal macellaio di Sodoma e Gomorra, imposta dal pazzo di Nazareth. E non vi dico cosa c'è nella Bibbia fra torturare e massacrare di botte i figli. Ora, questa situazione viene a cambiare quando? Quando? Adesso lo vediamo. Ci vuole ancora meno per strappare il ruolo di protagonista assoluta alla procreazione alla madre, che sulla misteriosa facoltà sarà costruita un potere non da poco. Il matriarcato nasce così un nuovo ordine sociale, quello del padre. Non è vero questo, ma non ha importanza. Un ordine che ha retto per millenni, delineando religioni, strutture sociali, leggi e consuetudini dei popoli più remoti, ma che almeno in Occidente ha fatto il suo tempo. La patria potestà è ormai una locuzione svuotata di senso, politicamente scorretta. Provate a chiedere significato a un adolescente medio. La risposta più prevedibile è patria che? Eppure, con la narrazione dell'autorità paterna dall'antichità ad oggi, lo storico Marco Gavina ha riempito 380 pagine, quelle del saggio Il padre spodestato, Dogine edicola per la terza. Gavina, docente di storia di diritto medievale e moderno a Bologna e Udine, non è un nostalgico del potere perduto, né accusa le donne come fanno i più di essere le prime picconatrici dell'ordine patriarcale. Per lui, responsabile del crollo dell'autorità paterna è la statalizzazione dell'infanzia, che gradualmente ha tolto spazio ai ruoli del capofamiglia. Dice, nell'Ottocento, scuola e sanità furono i primi territori in cui il potere dello Stato scalzò quello paterno. Spiega lo storico. E già prima del conflitto fra
fra padre e figlio, rese necessario un intervento esterno, quello del giudice, perché, come dicevano gli antichi, per fare un collegio bisogna essere almeno in tre. E oggi, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la patria potestà è condivisa e sempre più verificata dallo Stato, perfino dagli insegnanti. Un tempo non era così. Se Abramo era pronto a sacrificare Isacco come Dio gli aveva chiesto, e se il decalogo, il comandamento di onorare il padre e la madre, è al quarto posto, mentre quello di non uccidere è al quinto. Se ama il figlio, il genitore biblico lo frusta, gli piega il collo, gli batte le costole, e nel caso lo sventurato disattenda il quarto comandamento, lo ammazza. Ma la sua durezza, mediata comunque dal parere della comunità, è roba da dottor Spack in confronto alla severità e all'arbitrio della patria potestà. Allora, certo, la parabola del figlio del prodigo attenua a molte durezze, e la pietas evangelica si propone come contraltare la severità biblica. Ma è il Concilio di Trento nel 1545-1563 a restituire un po' di autonomia ai figli vessati, imponendo la validità delle nozze senza il consenso paterno. Allora, che il padre fosse padrone assoluto dei figli nel modello della Santa Romana Chiesa va da quando il cristianesimo ha assunto il potere nel 330, 340, 350 fino al 1545. In pratica, per 1200 anni circa, il padre diventa padre padrone assoluto della famiglia, come modello religioso, non come modello sociale, col diritto di vita e di morte sui figli. Nel 1545 il modello viene variato perché la Chiesa cattolica comincia a riconoscere il diritto dei figli di farsi il matrimonio senza l'intervento del padre. E questo per combattere, perché la Chiesa cattolica sta combattendo, la riforma luterana. La riforma luterana è la prima che scalza il padre come rappresentante del Dio padrone all'interno della famiglia, e la Chiesa cattolica, per combattere i luterani, consente ai figli di sposarsi senza il consenso dei genitori. 1545. Abbiamo avuto 1200 anni di tirannia da galera imposta dall'immagine religiosa di quel criminale, del pazzo di Nazareth, di quel criminale del Dio dei cristiani. Una vergogna assoluta. Ebbene, questo è considerato da Stogavina il primo passo. Sembra paradossale che il Concilio dà contro riforma legittimità e libertà, ma la Chiesa doveva sancire la natura sacramentale del matrimonio per contrastare i protestanti, che delegavano la questione al diritto civile, e doveva garantire la salvezza dell'anima degli sposi ribelli, che pure evitare il pubblico scandalo. Queste innovazioni furono un boccone amaro per i regimi assoluti, spiega Gavina. Il controllo paterno su matrimoni e patrimoni era una colonna dell'ordine sociale. Se qualcuno ricorda come avveniva la divisione delle eredità 50-60 anni fa, le percentuali del primogenito, del secondogenito, terzogenito, ha un po' un'idea delle aberrazioni che ha imposto la Chiesa cattolica. La colonna e tutto il colonnato cominciavano a vacillare seriamente con l'affermarsi dell'individualismo illuminista e con la cultura dei diritti. Allora, nel 1600-1700 abbiamo l'affermarsi della cultura dei diritti, la cultura dei diritti, una cosa che è assolutamente sconosciuta per la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica si ritiene padrona delle persone, si ritiene padrona in diritto di stuprare e di distruggere le persone. Lei è la padrona. Infatti abbiamo visto gli insulti che la Chiesa cattolica si è permessa da fare ai manifestanti. Roba da Gestapo nazista. Cioè, vabbè che Chiesa cattolica e nazismo è la stessa cosa. Ma quel tipo di insulti che lei si ritiene padrona. E tenete presente che quei manifestanti non erano pagani politeisti. Ebbene, la cultura dei diritti comincia un attimino a scalzare. Cultura dei diritti che avviene con... Si può riassumere, insomma, con Rousseau, con tutto quello che è il 7-800, in cui si comincia a dire forse anche il bambino ha dei diritti, ma la Chiesa non ha mai riconosciuto diritti ai bambini.
Adesso ti riconosce il diritto anche al feto pur di fregare la madre, pur di stuprare la madre. Ma non li ha mai riconosciuti. Non sono mai stati dei soggetti di diritto i bambini. Sempre stati bestiame. Salvo quando la Chiesa Cattolica li servono per aggredire le altre persone. Ma continuano ad essere solo bestiame. I bambini malformati continuano ad essere il frutto del peccato. Ricordatevelo questo. Quell'idiota di Paolo di Tarso, quel delinquente criminale, che andava in giro a predicare che tanto c'era la fine del mondo e loro sarebbero saliti direttamente in cielo senza morire. Quando la gente ha cominciato a morire, è andato in giro a farneticare e a dire: ma è colpa del vostro peccato se morite. E siete voi dei peccatori. Senza il peccato la morte non ci sarebbe. Bisogna essere dei bei vigliacchi, per dire una cosa del genere. E comunque arriva la cultura dei diritti. Di lì a poco la Rivoluzione francese cancella il potere assoluto del monarca e del padre. La Rivoluzione francese fa una cosa. La Rivoluzione francese taglia la testa al Dio dei cristiani. Il re di Francia è re di Francia per volontà di Dio. Non è re di Francia come uomo eletto, come erede del padre. Ma Dio ha stabilito che lui è re di Francia e per volontà di Dio lui ha la prerogativa di fare i miracoli. Quando la rivoluzione francese taglia la testa al re di Francia, in realtà taglia la testa a Dio. E questo è da ricordarselo. E da lì il potere assoluto del monarca, del padre, e poi Napoleone, nei panni del normalizzatore liberale, introduce il divorzio e l'emancipazione dei figli. E con Napoleone noi abbiamo finalmente la cultura dei diritti, perché Napoleone introduce nella società civile il codice di diritto civile. Il codice di diritto civile, possiamo discuterlo dove ci sono o dove non ci sono i diritti, ma il codice di diritto civile stabilisce i diritti della singola persona all'interno di quel sistema sociale. Per la prima volta nella storia con Napoleone, noi abbiamo sanciti nero su bianco, come un codice da presentare davanti al magistrato, su quali sono i diritti delle persone, fra le persone e nei confronti dello Stato. Questo storicamente non era mai avvenuto, perché la Chiesa Cattolica, padrona delle persone lei ne fa quello che vuole. La Chiesa Cattolica si ritiene in diritto di stuprare le persone. La Chiesa Cattolica, Ratzinger, si ritiene in diritto di stuprare bambini. E non capisce perché due tribunali americani lo hanno messo sotto processo. Lui è il padrone delle persone. E questo concetto gli resta ancora nella testa, ed è un concetto che tentano di riaffermarlo come concetto di monarchia assoluta per fare eversione del diritto costituzionale. E i nostri politici di questo non è che se ne accorgono molto. L'Ottocento restaura un teatrino degli affetti, delle buone maniere e il rispetto filiale, non troppo conveniente, che però costituisce il brodo di cultura del complesso di Edipo, teorizzato in seguito da Freud. E intanto il manifesto di Marx ed Engels proclama: ci rimproverate voi di voler abolire lo sfruttamento dei figli da parte dei loro genitori? Noi questo delitto lo confessiamo. Dunque, bisogna aspettare Marx ed Engels perché si riconosca che esiste uno sfruttamento nei confronti dei ragazzi da parte dei genitori e si riconosca la necessità di abolire tale sfruttamento perché i ragazzi hanno diritto di costruire il loro futuro. Bisogna aspettare Marx ed Engels perché ciò avvenga. Alla Chiesa Cattolica dei ragazzi non gliene è mai fregato niente, sono solo bestiame da chiudere all'interno di un ovile, da usare per distruggere la società civile, da stuprare per le proprie necessità e comunque solo merce. Non esiste una persona che abbia dei diritti all'interno della Chiesa Cattolica. All'interno della struttura cattolica la persona non ha nessun diritto, Dio ha i diritti sulla persona e per conto di Dio i diritti, qualunque diritto sulla persona, lo
lo ha la gerarchia della Chiesa Cattolica. Questo bisogna che noi capiamo la Chiesa Cattolica con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con la peggiore organizzazione terroristica che esista. Torno a ripetere, lo so che non sta sparando nella testa d'Aldo Moro, spara nella testa dei bambini. E fino a prova contraria, in questo sistema giuridico in cui noi viviamo, ogni soggetto è uguale davanti alla legge. Nel cristianesimo no, nella Chiesa Cattolica no. Ogni uomo è uguale in ginocchio davanti a me, dice il pazzo di Nazareth. Ratzinger risponde, ogni uomo è uguale in ginocchio davanti a me. Se non è in ginocchio davanti a me, è una carnevalata, dice l'Osservatore Romano. Cerchiamo di entrarci dentro in questo modo di ragionare della Chiesa Cattolica ed afferrarlo esattamente per ciò che è. Ebbene, nel Novecento e nei suoi totalitarismi, il padre comunque indietreggia e lo Stato avanza, gli toglie il ruolo, pure il fascismo. In pratica, tutta quella che è stata la storia del Novecento, al di là di tutte le critiche che noi possiamo fare ai vari regimi, di tutti i torti che hanno avuto e di tutte le cose aberranti che hanno fatto, ebbene, queste cose aberranti le hanno fatte perché riproducevano gli insegnamenti della Chiesa Cattolica per riuscire a rispondere alle tensioni delle persone, ai bisogni dei popoli, ai bisogni di un'economia, ai bisogni di una società. Chiaramente, quando l'industrializzazione ha bisogno di braccia e gli si danno i bambini di 7-8 anni a lavorare come bestiame nelle fabbriche, l'infamia dove sta? In chi chiede la libertà per i bambini o di chi li vende nelle fabbriche? Perché non dimentichiamoci che gli orfanotrofi cattolici vendevano i bambini alle fabbriche. Perché lavorando 12 ore al giorno in fabbrica i bambini stavano fuori dalla strada e dovevano essere contenti e dovevano essere loro a pagare il padrone. C'ho un po' di materiale a casa, se vi interessa anche su questo. Naturalmente, ogni regime che nel corso del secolo noi abbiamo, ritaglia comunque degli spazi di libertà per i bambini. Sono i futuri gerarchi, no? Sono i futuri Balilla, sono i futuri Nazistelli, sono i futuri per cui ogni regime lascia degli spazi di libertà per i ragazzi per poterli usare. Si dimentica che la manipolazione mentale avviene dai cattolici nella primissima infanzia, ma ai regimi questo non interessa perché tanto. Anche se i cattolici manipolano mentalmente i ragazzi nella primissima infanzia, una volta che sono manipolati, loro li possono usare per diventare nazisti, fascisti, stalinisti, cioè per altre cose. L'importante è poter gestire una certa età. L'età piccolissima non gliene frega niente. Naturalmente per farli diventare i Balilla, per farli diventare la gioventù nazista, per diventare la gioventù stalinista, vengono sottratti questi ragazzi al controllo militare della Chiesa Cattolica. Comunque, male che vada, in tutti i regimi, per quanto aberranti siano, vengono costruiti degli spazi di libertà per i ragazzi. Questi spazi di libertà per i ragazzi, naturalmente, viene sottratto il dominio dei genitori, cioè si riconoscono dei diritti dei ragazzi al di là del genitore che hanno. Ed è chiaramente un passo di libertà per loro questo. Il 68 segna l'autunno dei patriarchi e di lì in poi anche i padri se la passano male. Nella prima fase non si mettono in discussione, credono che il padre nuovo verrà da sé, mentre riproducono inconsapevolmente il modello appena distrutto. E questo è un vecchio discorso che abbiamo già fatto, no? Quando noi osserviamo delle cose che non vanno bene in una società, noi indichiamo quelle cose da cambiare, però di fatto noi siamo il prodotto di quelle cose. Per cui quando noi affrontiamo i problemi, riproduciamo ciò che abbiamo imparato precedentemente. Per cui è vero che a parole mettiamo in discussione
un regime, un certo modo di essere, però nei fatti non facciamo altro che riprodurre ciò che noi abbiamo imparato. Ma questo appartiene tutta alla storia. Rousseau, quando comincia a fare la sua campagna per la liberazione dei ragazzi, no? Cioè per il diritto dei ragazzi, i suoi figli li ha mandati in orfanotrofio. Lo stesso Giuseppe Verdi, quando si mette insieme con l'ultima donna, pretende che i suoi 5 figli li mandi in orfanotrofio, cioè praticamente li butti via. Cioè, il problema veramente grosso è che cambiare significa cambiare fra molte generazioni. Non esiste un cambiamento adesso, perché il cambiamento di adesso, il cambiamento che adesso sarebbe necessario, è fatto invece da persone che conoscono soltanto ciò per cui sono state educate. Per cui il cambiamento, quando si evoca, quando si predica, quando si indicano ciò che va cambiato, ci sarà fra un paio di generazioni. E nel frattempo si riprodurranno tutta una serie di errori precedenti. E allora le persone che non hanno la capacità di vedere lontano, sembra che il nuovo non arrivi mai. Sì, predica, 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 però dopo la fin fine si dice stai riproducendo le stesse cose. No, non è vero. Predicare, indicare ciò che non va bene, significa costruire e alimentare la tensione del cambiamento, la tensione del cambiamento che arriverà dopo in un secondo tempo. Quando c'è stato il 68 e la messa in discussione della famiglia, i figli del 68 non hanno fatto altro che riprodurre la famiglia che conoscevano. Il problema grosso è che i figli del 68 si trovano a dover gestire dei figli a loro volta senza avere la capacità di affrontare quei figli, conoscendo solo ciò che loro hanno appreso prima del 68, per cui mettendo in discussione ciò che era prima senza avere la capacità di costruire il dopo. E questa è chiaramente una loro lacuna, ma non per questo non andava criticato e smontato il modello precedente. Il modello attuale è ricostruibile, però per quanto qualcuno lo abbia già ricostruito il nuovo modello e si sappia esattamente qual è l'uomo nuovo che va a costruire il padre nuovo, la madre nuova, che vanno a costruire la società del futuro, fra questo e metterlo in pratica a livello di massa c'è uno spazio estremamente largo. E questo spazio largo paga un prezzo altissimo a livello di bullismo, a livello di disagio sociale, ma non perché è stato messo in discussione il modello familiare precedente, ma perché il modello familiare precedente era una galera, era una galera che andava distrutta. E quando tu distruggi una galera, i galeotti che stanno dentro, si espandono nella società. E chiaramente quella società vive tutta una serie di conflittualità finché il nuovo non nasce e non si impone. Chiaramente, siccome la Chiesa Cattolica non gliene frega niente che il nuovo nasca e si imponga, la Chiesa Cattolica fa guerra alle persone proprio per impedire che il nuovo rinasca. E questa è purtroppo la situazione in cui noi siamo dentro adesso. Dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1945, come tutte le Costituzioni europee, non si mette più al centro della Costituzione, al centro della società, la famiglia. Perché? Perché un regime come quello italiano, un regime democratico, non ha la necessità di manipolare mentalmente i ragazzi. Cioè, mentre la Chiesa Cattolica ha la necessità di manipolare la psiche dei ragazzi, di costruire plagio, di costruire delle persone in ginocchio, incapaci di affrontare la vita, una società democratica ha bisogno di cittadini che siano sufficientemente consapevoli, sufficientemente forti per affrontare le contraddizioni sociali. Per cui al centro della Costituzione non c'è più la famiglia, ma c'è la persona. Cioè tutto il diritto costituzionale di tutte le costituzioni occidentali hanno al centro la singola persona. Se voi vi leggete, l'avevo fatto già in alcune trasmissioni, la Costituzione europea che questo Parlamento ha approvato, questo Parlamento, vi ricordo, italiano, ha approvato la Costituzione europea. In uno degli articoli della Costituzione europea c'è la non discriminazione sessuale delle persone. Cosa significa questo? Significa che la famiglia sia fatta da due uomini, sia fatta da un uomo e una donna, sia fatta da due donne, non può essere comunque discriminata. Cioè,
perché non possono essere discriminate le scelte della singola persona. E questo articolo è stato approvato dal Parlamento italiano. E il Parlamento italiano lo ha considerato congruo rispetto alla Costituzione italiana in atto. Ora, il fatto che la Chiesa Cattolica muova guerra in maniera così esasperata, in maniera così violenta, nei confronti dei diritti delle singole persone, per imporre un modello di famiglia che è funzionale alla manipolazione mentale dei ragazzi e non funzionale alla società civile, è di una gravità superiore ad ogni terrorismo che noi abbiamo espresso nelle società civili. Non esiste un atto di terrorismo maggiore che non l'attività della Chiesa Cattolica. So perfettamente che anche AIDA mette le bombe, lo so, però esistono bombe psichiche, bombe mentali e bombe costruite da problemi psicologici che si creano alle persone, che sono infinitamente più gravi. E se non c'è la capacità delle persone di vederle queste bombe, significa minare la società nel futuro. Per questo si tratta di terrorismo, e di un terrorismo violento e vigliacco anche, perché la Chiesa Cattolica è vigliacca. Un cattolico è solo un vigliacco che si nasconde come un topo di fogna dietro un assassino, perché non dimentichiamocelo che il centro della Chiesa Cattolica, il Dio della Chiesa Cattolica, è un criminale assassino responsabile di aver, che dice di aver annientato tutta l'umanità per il suo divertimento. Cioè non abbiamo il Dio buono, l'uno di Plotino o di neoplatonici, non abbiamo il Dio degli stoici, abbiamo quel lurido maiale che nella Bibbia si vanta di poter ammazzare i ragazzini, perché questo fa il Dio della Bibbia. E se questi sono i principi da imporre alla società civile, allora è meglio che ci riflettiamo un pochino. D'altronde la società civile ci sta riflettendo, e in effetti c'è un movimento piuttosto forte di uscita da quello che è il controllo della Chiesa Cattolica. E anche se oggi come oggi sembra che questo movimento taccia, in realtà si sta sempre più muovendo. Cioè io so di persone che hanno sempre avuto un atteggiamento molto tenero nei confronti della Chiesa Cattolica, che leggendo gli ultimi articoli si sono un po' inferociti. Molti stanno venendo anche sulle pagine pagane per riuscire a capire un po' cosa sta succedendo. E qualcuno si sta accorgendo che i pagani politeisti, come dicevo, la Chiesa Cattolica è un'organizzazione criminale, avevano ragione. E d'altronde la società civile deve cambiare, non c'è altro. Quando noi leggiamo notizie di questo genere, sto prendendo dalla Repubblica del 13 marzo 2007, maghi, hacker, impostori, truffato un italiano su sette, c'è ancora chi ricorre alla palla di vetro e ai tarocchi, chi si è specializzato nella clonazione di carte di credito. Cioè c'è ancora chi ricorre all'astrologia, chi ricorre ai tarocchi, chi ricorre a farsi togliere il malocchio. Ma diciamocelo chiaro, il truffatore non è un rapinatore. Cioè non è uno che punta il coltello alla gola alle persone e dice dammi i soldi. Il truffatore può truffare le persone solo perché qualcuno ha costruito le persone in modo tale da essere pronte ad essere truffate. Se voi spacciate il fatto che Padre Pio fa i miracoli, che il pazzo di Nazareth fa i miracoli, che ci possono essere dei miracoli in giro a disposizione, basta andare a Lourdes, è facile che qualcuno vada a trovarsi qualcun altro che millanta di fare i miracoli. Solo il pazzo di Nazareth può fare i miracoli. Solo un criminale come Padre Pio può fare i miracoli. E sarà anche, non so, la maga Ruanda o la Vanna Marchi che possono fare i miracoli. Perché soltanto il pazzo di Nazareth può fare i miracoli? Se voi costruite le persone, manipolate mentalmente le persone, è chiaro che le persone cercano il miracolo. Cercano la cosa gratis e qualche volta ci lasciano anche le penne. Per cui ricordatevi bene che queste truffe sono possibili perché noi abbiamo un'idea del mondo, un'idea delle cose, e quando qualcuno spaccia delle idee false e menzoniere come fa la Chiesa Cattolica, le impone con la violenza a bambini indifesi, li spinge al suicidio a volte,
è facile che qualcuno voglia fargli concorrenza e, non so, la maga Lavanna Marchi gli venda un po' di acqua e sale facendolo passare per miracoloso. Questo è, direi, abbastanza normale, per cui il problema non è il truffatore è un problema di polizia, cioè nel senso che la polizia lo può fermare o comunque fare in modo che non faccia troppo danno, ma il problema sta nella cultura, sta nel modo con cui gli uomini guardano il mondo, perché finché gli uomini che guardano il mondo pensano di avere delle cose gratis senza dover attrezzarsi per affrontare la vita, saranno sempre vittime di truffatori e di imbroglioni. Boh, 049-700-700, 049-700-838. Niente, la trasmissione essenzialmente... Pronto? Ciao, Ivano. Ehi, là. Sì, da solo, aspetta, che cavo via. Aspetta, buono, dai. Sì, da solo, Cancun. Sì, oggi sono da solo perché Francesco aveva dei problemini. Sì, ho sentito, è bello, logico, se... La prossima volta i problemini ce li avrò io, allora... Ecco, mi si è telefonato, tre ore. Certo, attento. Dimmi. Repubblica, purtroppo ho avuto una persona al telefono fin 10 minuti fa, però ho seguito in linea di massima, insomma. Bagnasco, i dico non servono, ma evitiamo scontri insensati. Bocciato al Senato un ordine del giorno sulle radici cristiane in Unione Europea. Oh, i gay di essi attaccano i teodem, con voi dimmi, non entriamo nel PD. Dimmi una cosina, questa roba qua in Unione Europea. I teodem, il bocciata? Bocciato al Senato un ordine del giorno sulle radici cristiane in Unione Europea. Quando è venuto questo? Oggi, giovedì, wow. 15 marzo. Perché io ho un'altra notizia similare, no? Che sembra che sempre la Repubblica, che la Merkel era abbastanza propensa di mettere Dio nella Costituzione Europea, però ultimamente ha cambiato idea. C'è un articolo abbastanza lungo che non va appena a leggere il paraggio. No, mi interessa comunque la notizia perché c'è effettivamente una presa di coscienza abbastanza, sì. Anche fra persone possibiliste, no? Esatto, cioè, sì. C'è, è importante sta roba. E dopo che c'è due articoli in cima che dice il documento presentato dall'UDC a Palazzo Madama, votato da Teodem e sostituirò il vostro Ortai, contro il DDL torna il gruppo bipartisan dei cattolici, mentre il Libera di Forza Italia aprono. Cioè, qua parla di Dico, cioè, forse sarà in Ciucci tra le ore. Beh, ma è tutto il contrario di tutto, sì, no, appunto, sai? Quando c'è potere in mezzo. Potere naturalmente. Certo. Dopo mai più differenze fra figli. I naturali, tra virgolette, i naturali avranno nonni e zii. Sì, tu sapevi che anche se avevano uguali diritti non avevano nonni e zii? No? Sì, cioè praticamente anche se avevano riconosciuto ai... Sì, anche se avevano riconosciuto non avevano... Non avevano ai nonni e i zii. E zii non avevano... E se tu quanto chi in giro ti rivendica e va in cerca chi l'ha visto anche sotto zio ti vuole sotto il nuovo. Vabbè, dai. Aspetta un altro due dopo il teatro. Sì, non ti preoccupare. Operato, rifiuta la trasfusione, testimoni di Geova muore. Ah, credo che sia anche qua vicino. Sì. L'aprile tumori di alcol e fumo, record Triveneto. Sì, alcol e fumo, ma il record Triveneto è anche più aberrante, cioè nel senso che c'è una tale quantità di suicidi da far spaventare. Suicidi, incidenti, è una roba spaventosa. È una società che sta facendo crepe da tutte le parti, non ci sarà un 68 che scende in piazza, ma è ammalata dentro in maniera spaventosa. Ma marcia proprio, sì, cioè, sì. È veramente... E c'è una roba da mettersi a maniche, almeno se scendesse in piazza, capito? Almeno ci sarei vivi, sì, perché... Io. Invece non c'è più questo. Esatto, ci sentiria lì proprio. Esatto. Invece se macera dentro, se si autodistruggono. Muore dentro, sì, esattamente, guarda come sta pagina qua. Allarme cocaina, light, a 10 euro per i ragazzini.
irrompono in Veneto nuove sostanze. C'è Dio, bisogna Natale anche lo spacciatore non è che ti impone di comprarla, capito? Però c'è una tale disperazione in giro che la gente la torce. I pusher puntano ai 14 anni. Sì, beh, ovvio. Tanti sono disperati per cui compra qualche roba, no? Le paure dei genitori, basta permissivismo e parliamoci di più. Sì, vabbè, dai a testa a me, dai. In farmacia si vende già il narcotest, ma nessuno l'ha ancora comprato. Cioè, il narcotest per fare il test, ragazzi. Le analisi. Pazzesco. Roba è fuori. Sì. È una società che sta pagando un scotto altissimo nella trasformazione. Sì, ma velocemente siamo di andare verso un... Insomma, bisogna vedere quanti cadaveri se ne sarà per terra, no? Perché un conto se che ti dici, vabbè, i terroristi ti hanno fatto 10 morti, 20 morti, te i conti e te cerchi di fermarli. Ma come te fermi questi? No, cioè, sta degenerazione sociale, come la fermi? Non c'è futuro, che propone? Non c'è futuro della società, capito, a sto punto. Esatto. E che dopo, la cosa peggiore è che quelli che si possono salvare, si salvano alla pelle degli altri. Cioè, ti ho fatto fesso, tu ti sei drogato, io no, capito? Esatto. Sì, che dopo che sei cane, mangia cane, tutta roba del genere, io... Cioè, come il ritorno nella giungla, come no? Tu sei una. Ti sbrown, sei finito, io vinco su di te. Sì, dopo c'è. Dopo c'è il bullismo, c'è le prevaricazioni. Tu muori, sei debole. Io, esatto. È la società di diritti di che va a farsi fottere perché le persone non si rendono conto cosa sia. Va bene. In Australia, che sei camei, che con questa col clima qua, che sei invade i casi, va dentro in casa, spacca tutto. Figura dove sta succedendo questo clima. Aspetta, non so, cioè veramente se è pazzesco, 20 gradi. 27 ieri. Giorno per giorno che aspettiamo cosa che no, avevo alcune notizie anche sui meccanismi di evoluzione, ma penso che li farò quando dovrò farli, insomma. Sì, non era per oggi, non è per questi giorni. No, ma dopo si tende sempre a minimizzare, no? Anche se ti vedi informazioni sui... Cioè, si tende sempre a naturalmente non puoi più minimizzare, a un certo punto che se qualcosa, o scoppia tutto quanto su un colpo, cioè... Ma no, guarda che le persone non sono in grado di scoppiare, cioè non hanno più la forza per scoppiare. Si spengono un po' alla volta, oppure si adattano, oppure si infilano nei meandri. Sì, cioè tu non vedrai... Guarda, le famiglie che non fanno più figli sono in rapido aumento. Sì. Lo dico, tu mi metti nei casini, io non faccio figli, capito? Ed è una società che sta pagando un po' il scotto, non tanto per i figli in più o per diventare più forti, ma semplicemente per avere una vigoria. Esatto. Sta pagando un prezzo altissimo. Bravo, per avere una vigoria, Ok. Va bene. Andiamo avanti. Ciao. Purtroppo è una società che sta morendo un po' alla volta. Ultimissima e rapidissima. Pronto? Sì? Ciao, Andrea. Ti ascolto sempre con molto interesse e condivido moltissimo di quello che dici. E comunque volevo fare anche una riflessione. Sì. È solamente questione di tempo, perché ormai c'è tutto un inizio e tutto una fine. E secondo me siamo destinati a finire, la gente ci crede sempre meno. Ha perso molta energia, sì. Sì, perdere colpi e se ne stanno rendendo conto e cercano di fare di tutto per salvare, ma non è possibile. Perché l'unica arma che abbiamo noi contro sti pazzi qua è la conoscenza. Infatti. La conoscenza ti porta a capire e a ragionare quanto certo. Non c'è niente da fare. Lentamente, non farò in tempo a vedere questa roba qua perché passerà qualche centinaio d'anni, però cominciamo a vedere un po' di qualcosa, speriamo. Un po' di luce, no, ma sono sicuro. Quello che è secondo me una roba che
non riesco a capire è che se tu parli con delle persone che sono, diciamo, convinte di questo, non vogliono sentire ragione, no, cioè praticamente non ragionano, gli accade la testa e il cervello, e non c'è maniera di farle ragionare. Però, di fronte all'evidenza non rispondono. Sì. È una roba che non esiste. Comunque, per fortuna, le cose stanno cambiando. Speriamo, dai. Okay. Andrea, grazie. Ciao, auguri, ciao. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte, riprenderò la percezione extrasensoriale e ci sentiamo alle ore 19, fra le 19 e le 20 sono ancora in radio. Adesso vi lascio con Elvise e ciao a tutti alle ore 19, ciao.